Dove va? Dove va? Dove va? Oh, ciao farfalla! Ciao galline! Che fanno le galline? Si mettono al sole? No! Salve ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buona domenica, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Alessandro Passaro della Rivoluzione di Fiorino, per chi non mi conoscesse. Oggi vi mostro un po' la situazione all'interno del mio allevamento. Un attimo solo. Allora, oggi vi mostro alcuni pulli che sono nati. Ops, scusate, eccolo qua. Eccolo. Ecco qui, purtroppo uno solo è riuscito a nascere perché l'altro purtroppo ha avuto una morte embrionale. Comunque, essendo le prime cove, diciamo che purtroppo capita. E quindi questo è il pullo della coppia giallo testa liscia, no, per la femmina gialla testa liscia. E maschio bianco testa liscia. No, scusatemi un attimo. Ah, ok. Gialla testa ciuffata e bianco testa liscia. Ok, perfetto. E queste sono le balie che lo stanno allevando. Piccolino c'ha il cibo in gola, quindi tutto a posto. Sì, ok. E questo è quanto. Ora vediamo l'altro. Allora, ragazzi, questa è la coppia che sta covando da poco le due uova della femmina della coppia formata da femmina ciuffata bianca, eccola qui, per maschio testa liscia che ora sta con la prima femmina. E oggi dobbiamo vedere. Sesto giorno se sono feconde, facendo molta delicatezza, con molta delicatezza e cercando di non fare nessun guaio. Vediamo un po', io non ho le pinze, quindi vediamo un poco. Ok, questo sembra di no. Vabbè. Vediamo quest'altro. Ecco qua. Ecco qui, si vede e c'è. Si vede benissimo. Vedete le venature? Vedete che si muove? Io da qua lo vedo, meno male. Almeno uno. Strano che l'altro non sia fecondo perché comunque è stato col maschio per un bel po'. Vabbè, quest'anno sono un po' strana, vediamo con le seconde cove come andrà. Ok, ora vediamo il piccolo dall'altra coppia, il primo che è nato nell'allevamento. Ok ragazzi, eccoci qui, questa è la coppia che sta crescendo, il pullo dalla coppia formata da femmina arancio testa ciuffata, per il bianco che vi ho fatto vedere testa liscia.
La volta qua si vuole aprire sempre. Vediamo se sta crescendo. Oggi c'ho 5 giorni. Vediamo un po'. Ah, ok. Stai mangiando? Ti stanno dando a mangiare? Eccolo qua. Bello, vabbè. E lo lasciamo un pochettino in pace. Va bene, non hai voglia. Ecco qua, va bene, domani lo devo annellare, o domani o dopodomani. Questa è la coppia che lo sta crescendo. Ok, scusate per i fondi, però io ora sono entrato in allevamento, io entro una sola volta, quindi faccio tutto. Ora al momento volevo pulirli prima e poi fare il video, però poi dopo vado veloce e devo scappare. Quindi ok, ho pensato che sia meglio fare prima i video e poi dopo. Oggi è stata una giornata impegnativa perché oggi il mio bimbo ha fatto 3 anni, quindi ho avuto un bel po' da fare. E quindi ora devo scappare di nuovo. Questo è tutto, mi sembra. Sì. Ok, ora devo rifocillare un po' tutti quanti col mangiare, devo pulire i cassetti e tutto quanto. Purtroppo. Mo, ah, ecco qui. Questa, gli ho messo di nuovo il maschio vicino. E speriamo che vada tutto bene. Per il momento io ho messo un po' di iuta, si è fatto un altro bel nido, però diciamo che ancora non deve fare nulla. Speriamo le faccia il prima possibile. Ok, ragazzi. Bellissimo. Mamme. E questo è quanto. Spero che si sbriga perché comunque lo devo mettere quanto prima possibile questo maschio con questa femmina che sta covando ancora le uova e ancora non ho tolto nulla. Quindi speriamo che si decida di fare le uova il prima possibile, che così le riuscirò a mettere sotto ad altre femmine che stanno covando. Sì. Ok, va bene. Lei sta covando ancora le uova finte. Eccola qui. E quindi questo. Ah, speriamo che vada meglio, le prossime cove. Vi saluto e buon fine giornata a tutti. E, al prossimo video. Arrivederci.